A questo punto, avendo definito per bene segnali passo a banda e segnali passo a basso, possiamo cominciare a parlare di modulazione. Cos'è la modulazione? È quel processo attraverso il quale un messaggio informazionale chiamato MDT viene impresso su un segnale sinusoidale portante, chiamatela portante, facendo variare la sua ampiezza, intendo la portante, oppure l'angolo, quindi frequenza o fase della portante, o entrambi, in maniera proporzionale al messaggio MDT che volete mandare. Il segnale così ottenuto si chiama segnale modulato e il segnale partenza MDT è segnale modulante, perché quel segnale MDT modulante, quello informazionale, andrà a modulare l'ampiezza o la fase o entrambe di un segnale portante. Il segnale ottenuto si chiama segnale modulato. Essenzialmente quindi si tratta semplicemente di una conversione da banda base, perché il messaggio MDT da trasmettere è in banda base, a banda passante. Questa operazione si chiama up conversion. La demodulazione, di conseguenza, sarà semplicemente il passaggio da banda passante a banda base, e la chiameremo down conversion, perché è una conversione a banda passante a banda base, down conversion. E allora, se si tratta semplicemente, se il processo di modulazione è semplicemente la trasformazione di un messaggio, il passaggio da banda base a banda passante, si deve poter realizzare, si capisce bene come si realizza andando a guardare l'espressione del segnale passa banda. Vi ricordo, il segnale passa banda poteva esprimersi come? Poteva essere scritto come? Parte reale, direi due volte, equivalente passo a basso, elevato a 2π FCT. O se preferite, radice 2 XC coseno, meno radice 2 XS coseno. Seno. Oppure abbiamo anche visto, 4-5 osservazioni che abbiamo fatto poco fa, che si può scrivere come A di T coseno di 2π greco FCT più θ T, dove vi ricordo che l'equivalente passo a basso è XCT più IXS di T, o se preferite A di T per elevato di teta. Questi sono i due modi in cui abbiamo scritto l'equivalente, il segnale passa, l'equivalente passa a basso, parte reale più volte parte immaginaria, oppure modulo per elevato di fase, e di conseguenza queste sono le due corrispondenti espressioni del segnale passa a banda. Allora, da queste espressioni capisco subito come si può fare da un punto di vista implementativo questa modulazione, questo passaggio da banda base a banda passante. Il messaggio informazionale è l'equivalente passo a basso, è un segnale complesso? Sì, ma a noi non interessa questo, è una coppia di segnali reali. Ad esempio, nel segnale audio potrebbe essere canale destro e canale sinistro, se il segnale è stereo. Quella coppia di segnali, segnale destro e segnale sinistro, potete considerarlo come un unico segnale complesso, la stessa cosa. Quindi voi avete il segnale da inviare, che è XP, X equivalente passo a basso di T, che potete scrivere in queste due maniere, come XC
di t più i di xs di t, o se preferite anche come a di t per elevato a i teta di t. Bene, questo segnale qui è del tutto equivalente a una coppia di segnali reali xc di t e xs di t. Ok? Quindi la notazione complessa è soltanto un modo rapido di scrivere due segnali reali, che sono i due segnali informazionali che sto mandando. Bene, ne mando uno sulla componente in fase del modulatore. E che deve fare questa componente? Deve moltiplicare radice 2 coseno. L'altra, xs, deve andare sull'altro ramo del modulatore e deve moltiplicare meno radice 2 seno. E poi queste due che devono fare? Devono essere sommate tra di loro. Lo vedete? Quello che esce fuori è un segnale in banda passante, cioè un segnale modulato, che è quello che volevamo. Che può essere scritto in quelle due maniere. Ora qui riporto solo la seconda. Riporto solo la seconda perché da lì è chiaro che sto prendendo un segnale portante, il coseno, a frequenza FC. Questa si chiama frequenza della portante o portante stessa, e gli sto cambiando, o meglio, sto modulando la sua ampiezza e la sua fase, il suo angolo. E badate, questa fase potrebbe essere anche, è una fase di che varia col tempo, quindi potrebbe essere, se la fase varia col tempo, potrebbe essere un 2π greco f0t. Questa qui potrebbe essere anche un 2π greco f0 di t per t. In questo caso sto variando la frequenza, va bene? Insomma, cambio l'angolo di quel segnale e questa è la modulazione, il processo attraverso il quale un messaggio informazionale, in questo caso questo messaggio qui, questi due messaggi reali, modulano, o se preferite questi due messaggi reali A di T e Teta di T, vanno a modulare l'ampiezza e l'angolo di un segnale portante sinusoidale. Ok? Questa è la modulazione. Poi nel corso di questo insegnamento di fondamenti di termodinamica vedremo tanti formati particolari di modulazione: modulazione M, modulazione FM, modulazione PM, e sono modulazioni analogiche, e poi le modulazioni digitali. Questo schema lo possiamo chiamare up converter perché sta portando in alto, cioè nella banda passante, modulatore, se preferite. E il demodulatore come funziona? Beh, il demodulatore riceve quel segnale lì, in realtà riceverà una copia fermata, ritardata, probabilmente leggermente distorta e anche corrotta dal rumore, ma per adesso guardiamo semplicemente quel segnale lì. E come faccio a ottenere i due
oggetti che mi interessano, A e teta, oppure C e XS. Guardate che chiaramente la componente in fase è A di T coseno, e la componente in quadratura è A di T seno. Perché se è vera questa, la particella di XC, la particella di questo è A coseno, la parte immaginaria si chiama XS, ma la parte immaginaria di questa si chiama A seno. Ok? Dicevo, come fare a ottenere di nuovo il segnale informazionale, cioè l'equivalente passo a basso, cioè le due componenti reali XC, XS o se preferite A e teta? Una volta che ricevo questo segnale, quello che si deve fare è esattamente l'opposto, o meglio, la stessa cosa, cioè moltiplicare per la radice di 2 coseno, moltiplicare l'altro, lo stesso segnale per meno radice di 2 seno, e poi filtrare passo a passo con un filtro a banda W, dove W era la banda del segnale di partenza. Se non dico nulla, questo è un low pass filter ideale, quindi 1 nella banda passante e 0 al di fuori della banda passante. Non ci vuole molto a capire che sul ramo di sopra rimane soltanto A di T coseno di T, o se preferite XC, e sul ramo di sotto rimane A di T seno di T di T, o se preferite XS di T, che è la coppia di segnali che avevo inviato. Che sinteticamente io chiamo equivalente passo a basso, cioè sono equivalenti questi due, una coppia di reali equivalente a un complesso. Quindi lì a destra ci sono tre stanghette, non due, due è uguale, tre vuol dire equivalente a, ha lo stesso significato. Dovrei ottenere quelle due quantità da questo segnale se io moltiplico un coseno e filtro passo a basso. Beh, da un punto di vista intuitivo potete immaginarlo, perché il segnale passo a banda ha due componenti centrate a 0, o meglio, qui in mezzo c'è la componente F0 e poi a destra e a sinistra c'è due componenti a più o meno FC. Quando lo moltiplico un coseno, traslo a destra di FC, traslo a sinistra di FC, e a 0 si sommano due componenti e le altre due componenti vanno a 2 FC. Se io filtro passo a basso, elimino le due componenti a più o meno 2 FC e rimane soltanto la componente a 0, che era quello che volevo. Io volevo solo soltanto un pezzo, ripeto, se questo è il segnale passo a banda, ok? E io voglio prendere questo oggetto qui, che è l'equivalente passo a basso, è quello che mi serve, che faccio? Moltiplico per un coseno, così questo qui viene trasformato a destra di FC, la stessa quantità anche a sinistra, si sommano, filtro passo a basso e ottengo l'equivalente passo a basso. Ok? Quindi è giusto che debba fare questo. Ma vediamolo meglio. Proviamo a vedere l'uscita
di quel filtro passa basso sul ramo in fase, quindi quello di sopra. Che devo fare? A coseno per radice 2 coseno filtrato passa basso. Quindi abbiamo radice 2 volte A di T c'è una cosa dimenticato qui, vedete, c'è radice 2 xc meno radice 2 xs che si può scrivere in questa maniera. C'è un radice 2 che ho dimenticato, ok? Quindi a qui arriva il segnale modulato che è radice 2 di questo oggetto. Controllate se anche nelle osservazioni 1, 2, 3 e 4 mi si è dimenticato questo termine. E il motivo di questa radice 2 è perché poi così quando moltiplico la radice 2 fa due volte, ma io coseno, coseno, sviluppo come coseno una somma e coseno una differenza, diviso 2, semplifica, esce fuori quello. Quindi se io devo moltiplicare radice 2 ad t coseno di 2pi greco fct più teta t per radice 2 coseno, ho come al solito un coseno coseno, coseno coseno sviluppo con coseno della somma e coseno della differenza, un mezzo di, ma ho radice 2 per radice 2, quindi due volte coseno coseno è coseno della somma e coseno della differenza. Coseno della somma sarà coseno di 2pi greco 2fc t più 2 teta di t, no scusate, più teta di t. Coseno della differenza invece sarà A di T coseno di teta di T. Quando filtro passa basso questo oggetto qui, questa componente non passa perché è un oggetto che sta a frequenza 2FC e a banda W, cioè questo segnale qui a questa banda, a questa PSD. Qualcosa a frequenza FC, quell'oggetto lì, e qualche altra cosa a frequenza 2FC, questo primo oggetto qui. E entrambi hanno banda W. Quando filtro passa a basso, coseno a frequenza 2FC, quindi questo segnale A coseno di teta viene portato a destra 2FC e a sinistra di meno 2FC. E poi c'è quest'altro termine che è invece in banda basso. Quando filtro passa a basso con un filtro a banda W, seleziono solo questa replica qui, quella 0, cioè solo questa. Quindi questo è il segnale che entra nel ramo in fase del modulatore. Segnale passa banda per radice 2 coseno. Lo sviluppo come coseno della somma, quindi coseno 2FC, e coseno della differenza, quindi coseno di teta. Lo passo con filtro passa basso, il coseno 2FC viene eliminato, rimane soltanto la componente a frequenza 0, che è il secondo pezzo, A coseno. Ma A coseno è proprio la componente in fase del segnale che sto inviando, la parte reale dell'equivalente passo a basso. Sul secondo ramo è la stessa cosa, perché io ho coseno meno seno per meno seno, quindi meno coseno seno. Su quest'altro ramo vediamo. Avremo la stessa quantità, radice 2 ad t
coseno di 2π fct più θ t per meno radice 2 seno, quindi meno 2 volte coseno seno. Quindi questo è seno della somma e seno della differenza. Ok, credo che rimanga il meno t, dove c'è. Dove? Dovrebbe essere il meno t. Meno t. Seno alfa coseno beta è seno, seno differenza più seno somma. Quindi il meno rimane meno. Facciamoci questo conto. Qui abbiamo meno coseno di alfa coseno di beta due volte. Questo lo possiamo scrivere come seno di alfa più beta e seno di alfa meno beta. Infatti questo diventa coseno alfa coseno beta meno coseno alfa coseno beta. Questo diventa seno alfa coseno beta meno coseno alfa coseno beta. Questo semplifica e questo diventa meno coseno due volte coseno di alfa seno di beta. Quindi io mi trovo in quello. Mi sono ritrovato che questo seno meno seno di alfa più beta più seno di alfa meno beta fa meno 2 coseno seno. O sbaglio? Io qua ho meno coseno seno, qui deve essere meno seno della somma, quindi questo più questo più seno della differenza, questo meno questo. Vi trovate? Questo è quanto. Ah, più sinteticamente questa qui, la demodulazione si può anche scrivere in questi termini. Se preferite utilizzare la nozione complessa. È come se stesse prendendo il segnale passabanda, moltiplicarlo per meno radice 2 coseno, per radice 2 coseno, meno radice 2 seno significa moltiplicarlo per radice 2 e elevato a meno 2π i fct e poi filtrato passo a basso. A banda W, l'uscita sarà sì, certamente l'equivalente passo a basso. È un modo per scrivere quelli sopra, lo vedete?
perché il pezzo di sopra è segnale per RC2 coseno, che è la parte reale. Il pezzo di sotto è segnale per meno RC2 seno, che è la parte immaginaria. E allora parte reale e parte immaginaria me le posso portare assieme con un unico numero complesso. E l'uscita sarà un numero complesso, o meglio, un segnale complesso. È la stessa cosa. Vedete i vantaggi dell'avere a che fare con di utilizzare la notazione complessa? È più semplice lo schema da rappresentare. Prima di chiudere, voglio ancora parlare dei segnali passabanda e farvi vedere che succede quando un segnale passabanda va in ingresso a un filtro passabanda. La tua risposta impulsiva chiamo HBPDT per ricordarmi che anch'esso è passabanda. L'uscita la chiamo Y. Insomma, potete immaginare che questo sia il segnale passabanda in ingresso. E magari questo qui è il filtro passabanda. H. È chiaro che il segnale in uscita è per forza passabanda, visto che un filtraggio lineare di un segnale passabanda con un filtro passabanda. Il segnale ha componenti frequenziali attorno a più o meno FC, il filtro lascia passare le componenti a più o meno FC, l'uscita avrà solo componenti a più o meno FC. Qui sarà anch'esso passabanda. Per questo ho scritto, ho messo qui il pedice bandpass. È ovvio. È ovvio anche che, poiché è l'uscita di un filtro lineare, il rapporto ingresso-uscita è di tipo convoluzione, e quindi questo potrà scriversi come x convoluto h. È anche ovvio che, essendo un filtro, un segnale passabanda, si può scrivere come parte reale di RC2 volte un suo equivalente passabanda, passabasso. Come X è un segnale passabanda e quindi si può scrivere in termini del suo equivalente passabanda XLP, e H è un segnale passabanda e quindi si può scrivere in termini del suo equivalente passabasso HLT. Quello che non è del tutto scontato è che anche, cioè è ovvio che i segnali passabanda sono legati a un rapporto di convoluzione. Quello che non è del tutto scontato è che anche i segnali equivalenti passo a passo sono legati da un rapporto di convoluzione. C'è solo un coefficiente 1 sulle C2 davanti, ma roba da poco. Dimostriamo che questo è vero e poi traiamo delle conseguenze, delle conclusioni.
Vi ricordo che se un segnale passa a banda e dunque può essere espresso in questa maniera, parte reale di, in frequenza vuol dire che la trasformata di Fourier di questo può essere espressa come questo più questo coniugato diviso 2, trasformata di, ma c'è il radice 2 davanti, quindi 1 su radice 2, trasformata di questo più trasformata di questo coniugato. Quindi 1 su radice di 2, trasformate quell'oggetto lì, y lo passa in f meno fc, più trasformate quell'oggetto lì coniugato, o meglio, trasformata di quell'oggetto coniugato. Ma la trasformata di qualcosa coniugato è la trasformata di quel qualcosa coniugato in meno f. Questa è la trasformata di Fourier del segnale passabanda in uscita. È quella relazione che abbiamo visto l'altro ieri con quel diagramma, quel grafico che abbiamo fatto alla lavagna, vale sia per y che per x, perché anche x è passabanda, che per h, perché anche h è passabanda. Quindi questa vale per y, per x e per h. D'altra parte y in uscita è un filtro lineare, quindi y vale a h per f per x. E quindi questo è uguale a 1 su radice 2, x passa basso in f meno fc, più x passa basso coniugato in meno f meno fc, che moltiplica 1 su radice 2 h passa basso in f meno fc più 1 su radice 2 h passa basso in meno f meno fc coniugato. Insomma, ho scritto questo in termini del suo equivalente passa basso x e h in termini del suo equivalente passa basso. Questo è un binomio, questo è un binomio prodotto fra due binomi, di nuovo il primo per il primo, il primo per il secondo, il secondo per il primo e il secondo per il secondo. Operazione facilissima, perché vi devo ricordare che stiamo parlando di segnali che hanno banda W piccola, che stanno a P e meno FC. Quindi quando faccio il primo per il primo, allora c'è qualcosa che sta FC moltiplicato per qualcosa che sta FC. Quando invece faccio il primo per il secondo, moltiplico qualcosa che sta FC per qualcosa che sta a meno FC. Si annulla. Ripeto. Scusi professore, prego. Non mi trovo con gli 1 sulla radice di 2 dentro e fuori. Questo mi dà luogo a 1 sulla radice di 2, x più x coniugato. Questo mi dà luogo a 1 sulla radice di 2, h più h coniugato. Sì, non c'è quello a sinistra in evidenza fuori dalla parete. Ah, questo qui. Ah, ok. Qui. Perfetto. Ma a questo punto non serve a nulla, la quadra. È la quadra che non serve. Volevo utilizzare la quadra per prendere il primo binomio, perché la parentesi tonda è già utilizzata come argomento della x, poi ho utilizzato la tonda e me ne sono dimenticato. Dicevo, x sta qui, va bene? H sta qui, faccio dei due andamenti a caso. Quando faccio il primo per il primo moltiplico qualcosa, secondo per il secondo c'è, ma quando faccio primo per il secondo per primo fa zero, perché il primo è non nulla attorno a meno fc, il secondo è non nulla attorno a più fc, questa moltiplicazione fa 0.
Quindi questi quattro termini rimane soltanto il primo per il primo. E il secondo per il secondo. Risulta quindi chiaro che questo oggetto qui è questo e che questo oggetto qui è questo qui e che cioè il legame ingresso-uscita fra gli equivalenti passa-basso è che y, no, equivalente passa-basso in frequenza è uguale a x equivalente passa-basso in frequenza per 1 su radice 2 h equivalente passa-basso. Di conseguenza nel tempo è il prodotto di convoluzione. C'è solo quest'uno sulle radice 2. Se preferite questa in frequenza da y, in frequenza è x per 1 sulle radice 2 h. E in effetti è proprio quello che accade, lo vedete? No. Tutto chiaro? La conseguenza di questo, anzi, le conseguenze di questa proprietà sono che 1 una serie di operazioni che vanno fatte sul segnale passabanda prima di essere trasmesso, per esempio costosi filtri di shaping per dare la giusta maschera in frequenza prima di mandare quel segnale sul canale, possono essere fatti sul segnale passo a basso, che sta a frequenza 0, oppure su un altro segnale a frequenza intermedia, ma si possono fare a frequenza più piccola della frequenza FC a cui poi andrà a lavorare il sistema. E farlo a frequenze elevate è molto più costoso. Non solo, farlo a frequenze basse, magari a 0, mi permette anche di farlo in digitale. Perché se lo faccio a frequenza 0 con l'equivalente passo a basso in un qualsiasi filtraggio, lo posso fare anche in digitale. Basta il campione a più del doppio la banda, due volte la banda, quattro volte la banda, tanto è molto economico, e lo faccio in digitale quel filtro, col teorema di simulazione che avete studiato a teoria dei segnali. Invece a frequenza FC non posso utilizzare il teorema di simulazione perché è molto costoso, perché dovrei campionare al doppio della banda, ma la banda a questo punto sta a FC. Megahertz, kilohertz, gigahertz, se campiono al doppio della banda è costosissimo. E anche altre operazioni di ricezione, tipo l'eliminazione del rumore fuori banda. Io ricevo un segnale che sta attorno alla banda, in banda che ha una banda W attorno a FC. Se io voglio ricevere quel segnale sono interessato solo a quella porzione di spettro, quindi taglio tutto quello che sta al di fuori, perché lì c'è solo rumore, non lo voglio quel rumore. Fare questa operazione in banda passante è più costoso, lo posso fare in banda bassa. Perché? Perché è del tutto equivalente, l'ho appena dimostrato. C'è soltanto un uso radice 2 di differenza, ma è una costante. E anche un'altra osservazione è che tutta la catena trasmissione-ricezione
che prevede la presenza in generale di un filtro in trasmissione, oppure che voglio dire, filtro in trasmissione up conversion, la modulazione canale che non è esposta in corsiva, fatemelo chiamare C channel, down conversion, e poi un filtro di eccezione. Bene, questa catena è del tutto equivalente a questa. Qui c'è 1 sopra i 2, ok? Quindi come vi dicevo, tutta la fila di sopra, questa è la risposta in corsia del canale che è passabanda, quindi l'ingresso e l'uscita, ci sono segnali passabanda perché vengono dopo l'up conversion, quindi è passabanda, e prima del down conversion, quindi è passabanda, mentre invece prima dell'up conversion siamo su un segnale passabasso, dopo l'up conversion siamo su un, il down conversion siamo su un segnale passabasso. Questi possono essere filtri che magari eliminano il rumore fuori banda, come vi dicevo, per l'operazione di prima. Non l'ho messo qui, ma lo metto dopo, perché è del tutto equivalente. Questo è un filtro di shaping, magari fa una maschera in frequenza, come vi dicevo prima, non lo metto qui, costoso, lo metto prima, tanto è del tutto equivalente. E tutta la catena è equivalente a questa qui, dove chiaramente questo è l'equivalente passo a basso di questo. Questa è la risposta del canale che era passa a banda, questo è il suo equivalente passa a basso. Ci devo aggiungere uno sulle ECE 2 per il motivo che dicevamo prima. Perché la relazione lega gli equivalenti passa a basso, c'è uno sulle ECE 2. E, ripeto, se volessi vedere come si comporta questo sistema, quindi valutare le prestazioni, quindi se stessi facendo un progetto, devo valutare con questa banda disponibile, con questo canale, con questa potenza a disposizione, qual è la probabilità di errore? Posso analizzare e simulare soltanto lo schema di sotto, invece quello di sotto.